Possiamo iniziare? Antonio? Non vedo Antonio. Ok, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di tutti gli eventi della settimana della Resistenza, diciamo. Do il benvenuto al Ministro Giannini, a Luigi Gubitosi, Direttore Generale della RAI, a Franco Marini, Presidente del Comitato Scientifico della struttura di missione, a Paolo Mieli e a Simone Ercolani, che sono i consiglieri dell'unità di missione, ai quali va subito il mio ringraziamento per il lavoro svolto. Estendo subito i miei ringraziamenti a tutta l'unità di missione, Antonio Funicello e tutti gli altri che hanno collaborato all'organizzazione di questa iniziativa. Diciamo, ieri si è già ha avuto un primo passaggio, che è quello di aver celebrato tutti insieme il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato in aula il 70° anniversario della Liberazione, e è già stato un momento importantissimo con partigiani, donne e uomini della Resistenza seduti nei nostri banchi, e ci ha fatto molto piacere per la prima volta averli insieme a noi. Oggi lanciamo quelle che sono le iniziative per la settimana della Resistenza, che inizia con lunedì prossimo e finisce con il 25. È già una prima novità, perché per la prima volta si parla di eventi lunghi che durano una settimana, e quindi durante tutta la settimana ci saranno una serie di eventi che ricorderanno e faranno discutere del 25 aprile, del senso del 25 aprile e di quello che è per noi, per gli italiani, per il governo e per i ragazzi soprattutto, e poi vi spiegherà meglio il Ministro Giannini. Quindi una riflessione generale sulla Resistenza, su che cos'è il 25 aprile e su che cos'è oggi, cosa significa oggi celebrare il 25 aprile. L'unità di missione e il governo hanno organizzato una serie di eventi che durano tutto un anno in realtà, perché il 70° non si conclude con la settimana che finisce sabato 25, ma dura tutto l'anno, perché ci saranno eventi previsti tramite un bando al quale hanno partecipato circa 200 fra associazioni ed enti, che poi ha visto una graduatoria che verrà pubblicata sul sito del governo, e che prevedono iniziative lunghe appunto un anno intero, il 2015, iniziative volte a ricordare, a raccontare, a far riflettere, e anche iniziative che lasciano qualcosa sul territorio e che lasciano dei ricordi per far sì che non si dimentichi quello che è stato 70 anni fa. Come unità di missione e come governo ci siamo posti un problema, che è quello di raccontare e far rivivere quello che 70 anni fa è avvenuto sul nostro territorio. E lo abbiamo fatto seguendo due canali ben precisi. Il primo, appunto, il ricordo, cioè raccontare e ricordare quegli eventi. Il secondo, attualizzare quel ricordo oggi. Oggi abbiamo la fortuna di ascoltare i racconti dei nostri partigiani e partigiane, che ci raccontano come hanno vissuto quegli eventi. Fra qualche anno non avremo più questa fortuna. E quindi ci siamo detti, dobbiamo trovare un modo di arrivare ai ragazzi, alle scuole, a parlare a coloro i quali fra qualche anno non avranno più la fortuna che magari ho avuto io di sentire racconti diretti di persone che hanno vissuto quei momenti e di persone che possono raccontarti perché, come e che cosa muoveva quei giorni e che cosa muoveva gli animi di quelle persone. Poi lascerò la parola al Ministro Giannini, che ci spiegherà nello specifico quali iniziative abbiamo fatto nelle scuole e quali iniziative faremo nelle scuole. E il secondo, lanciare invece un paragone tra lo spirito che animava questi ragazzi e lo spirito dei ragazzi di oggi, lo spirito dell'Italia di oggi. E abbiamo scelto di dare un titolo, il coraggio per fare un paragone, il coraggio che muoveva 70 anni fa donne e uomini di 15-20 anni che imbracciavano le armi o che comunque facevano una scelta importante, una scelta di vita, perché alla fine si rischiava la vita. Paragonata al coraggio dei ragazzi, delle donne e gli uomini di oggi, ragazzi coetanei di quelli di 70 anni fa, che oggi fanno scelte che riguardano ovviamente la loro vita,
non rischiano la vita, però fanno scelte che sono importantissime, che sono fondamentali, nelle quali serve molto coraggio. E quindi lanceremo una call to action. Simona poi ve la spiegherà meglio, Simona Ercolani, perché poi mi riprende se non cito bene la call to action, e per far ragionare il Paese su che cos'è oggi il coraggio di e come si possono attualizzare oggi quei valori, appunto, che 70 anni fa hanno mosso uomini e donne a prendere questa scelta. Poi passo la parola al Presidente Franco Marini, che ci racconterà un po' in breve come abbiamo, dal punto di vista del Comitato Storico Scientifico, analizzato quelli che sono i progetti arrivati all'unità di missione, analizzati dal Comitato Storico Scientifico. Colgo anche qui l'occasione per ringraziare tutti i professori che compongono il Comitato Storico per aver lavorato negli ultimi giorni in maniera ancor più assidua per riuscire a rendere sul sito pubblicabile la graduatoria dei progetti arrivati, e poi a Paolo Mieli, al quale chiedo di fare un riassunto anche degli eventi internazionali, visto che sarà lui a rappresentare il governo italiano in Israele, se non sbaglio, la settimana da lunedì, no? Da lunedì. Questo è il programma, questo è il leitmotiv che ha mosso il governo e l'unità di missione, lo ripeto, a organizzare per la prima volta in una settimana gli eventi che riguardano e ricordano il 25 aprile e la lotta di liberazione, e poi tutto quello che troverete sul sito con le iniziative. Siamo, credo, oltre 300 iniziative in tutta Italia, iniziative che prendono che vengono organizzate ovviamente nelle città medaglia d'oro della Resistenza, Milano, Firenze, Roma, Napoli, e poi verranno meglio illustrate sul sito. Mi fanno dei segni strani perché manca la parte degli spot, abbiamo anche che verranno poi illustrati ovviamente da Simona Ercolani. Abbiamo anche organizzato 3 spot che verranno mandati in onda da tutti i broadcast, se non sbaglio, cosa per la prima volta nel nostro paese, da tutti i broadcast presenti. Ovviamente il ringraziamento va alla RAI, ma lascio poi la parola al direttore generale. 3 spot che più o meno riassumono quello che è ciò che ho raccontato prima, cioè come si declina il coraggio di e come si raccontano questi eventi. Ringrazio gli attori che si sono prestati e che ci hanno dato la loro immagine e la loro voce, Alex Zanardi e Samantha Cristoforetti. È molto bello il fatto che ci abbia mandato le sue parole dallo spazio, e questo fa capire ancora di più l'importanza del collegamento tra ieri e oggi. Sono degli spot molto belli che vi illustrerà dopo Simone Ercolani, e quindi lascio subito la parola al Ministro Giannini proprio per... voglio proprio sottolineare l'ultimo punto importante, che è quello delle scuole, dei ragazzi. Non possiamo immaginare di raccontare la nostra memoria se non partiamo dalle nostre radici, che sono la scuola, che sono i nostri ragazzi. E quindi le iniziative più importanti vengono fatte nella scuola, nel mondo della scuola, e partono dal mondo della scuola. Lascio a lei la parola. Grazie sottosegretario. Ma io credo che sia la prima volta che la memoria della resistenza e della liberazione dal nazifascismo si trasforma dalla lettura, anche talvolta attenta, appassionata, di un capitolo del manuale di storia in un'iniziativa che dura tutto il corso dell'anno scolastico, che ha l'ambizione di andare oltre e che soprattutto serve un po' a fare quello che diceva il sottosegretario Lotti, cioè a collegare la coscienza dei ragazzi di ieri, alcuni ancora, grazie al cielo, testimoni fisicamente presenti di questa esperienza drammaticamente vissuta, ai ragazzi di oggi. Il mondo della scuola ha partecipato attivamente fin dallo scorso anno a questo insieme di iniziative che costituiscono il programma dell'unità di missione, con alcune attività molto precise che vi racconto brevemente. La prima, il protocollo che abbiamo firmato a Sant'Anna di Stazzema, quindi scegliendo un luogo e una data simbolica, il 13 di agosto dell'anno scorso, tra l'istruzione e l'Associazione Nazionale Partigiani. Questo è stato il primo punto
per costruire tutta una serie di approfondimenti didattici nelle scuole italiane che sono in corso appunto dall'inizio dell'anno scolastico 2015-2016 e che culmineranno nella giornata del 25 aprile in cui in tutta Italia ci saranno momenti di incontro, momenti di approfondimento tra i partigiani e i ragazzi, a volte sono nonni, a volte sono bisnonni di questi giovani, non dimentichiamolo, nel recupero della memoria ma anche nella traduzione di questa coscienza nella vita loro, nella diciamo, esperienza che vivono oggi, che non è fortunatamente di guerra, che non è fortunatamente di sofferenza fisica, ma che è certamente di necessaria consapevolezza di una realtà complessa e in cui magari la situazione di conflitto è vicina a noi. Il secondo punto molto importante è un concorso nazionale che ha visto partecipare tutte le scuole italiane su questi temi, due fondamentali i filoni, gli spunti che abbiamo dato. Il primo è quello del ricordo, dell'approfondimento storico del tema della liberazione e della resistenza, il secondo è quello della cittadinanza attiva. Abbiamo cercato di porre chiaramente questo legame, quindi la riflessione sugli articoli della Costituzione, i primi 12, che rappresentano i principi generali ovviamente, e la seconda parte fino all'articolo 54 che rappresenta il tema dei diritti e dei doveri dei cittadini. Non sempre la Costituzione, come sappiamo, è nota ed è vissuta dagli studenti all'interno delle scuole, quindi questo è anche un primo passo verso un'innovazione didattica che con il nostro disegno di legge entrerà pienamente dal prossimo anno. E questo concorso ha prodotto 308 finalisti, 3 saranno i vincitori e verranno premiati per la prima volta ufficialmente al Quirinale nella giornata del 24. Abbiamo pensato anche di dare una voce visiva, diciamo creativa, artistica. C'è qui appunto Simone Ercolani che poi parlerà delle iniziative anche complessive in questo settore. Io cito soltanto l'iniziativa dei murales nelle 8 città italiane, che mi sembra una cosa molto bella, no? La street art e la possibilità di dare ai giovani, principalmente quelli degli istituti artistici, licei artistici e istituti professionali che si occupano di questo settore, la possibilità di esprimersi su questo tema liberamente, con forme anche molto, molto immediate. E infine, sempre per la concentrazione che allunga una settimana, nel nostro caso, come dicevo, è stata lunga un anno in realtà e lo sarà anche successivamente, però nella settimana che ci aspetta, dal 20 al 25, oltre alla manifestazione al Quirinale e alla premiazione dei ragazzi, avremo un concerto la sera del 25 all'Auditorium con il maestro Piovani, a cui parteciperanno oltre 500 studenti raccolti da tutta Italia. Quindi, in sintesi, sottosegretario, il mondo della scuola sta partecipando molto attivamente. Io credo che sia veramente la prima volta in cui riusciamo a collegare il tema della memoria, dell'approfondimento storico, che comunque va fatto perché è una parte della storia, voglio ricordarlo, che non sempre rientra nella programmazione attenta delle scuole italiane, con l'attualità, con la coscienza dei nostri giovani. Quindi ragazzi di ieri, ragazzi di oggi, mi sembra che sia un bel modo per anche iniziare un nuovo progetto educativo. Grazie Ministro, passo la parola al Direttore Generale della RAI, Luigi Gubitosi. Buongiorno, grazie, noi siamo molto orgogliosi come RAI di aver avuto questo incarico che è affascinante e difficile al tempo stesso, perché raccontare la liberazione 70 anni dopo non è semplice. Cercare di raccontare appunto tutto quello che si deve dire è un lavoro da un certo punto di vista immenso, e quindi sono tanti i modi con cui abbiamo declinato questo incarico. Dovresti aver ricevuto una cartella di News Rai, cioè con tutti i programmi che si saranno dedicati appunto a questo evento, e come vedete è un programma molto ricco, un palinsesto dedicato a una settimana in cui sarà impossibile per chiunque abbia un televisore o una radio non capire che si sta parlando appunto di quanto accaduto 70 anni fa. E quindi vogliamo celebrare il coraggio di chi in quei giorni appunto lavorò per creare un'Italia nuova, diversa da quella del dopoguerra,
da tanti punti di vista. Come vedrete, ci saranno gli spazi di Rai Cultura, che è la nostra area di maggiore crescita in questo periodo, e che lo declina appunto in tanti modi, dal classico tempo e la storia, ma tanti anche altri modi di vederlo, ai programmi anche meno abituali, cioè addirittura uno spazio dedicato a The Voice. Non vi dico come, così potrà incuriosire qualcuno, come fa The Voice a parlare di resistenza. Ebbene, lo farà anche The Voice, lo farà ovviamente Agorà, ma anche Due Next, il programma di economia, che parlerà dell'economia appunto emersa dalla resistenza, dell'economia del dopoguerra, e come l'Italia era riuscita in così poco tempo a crescere nuovamente. Quindi ci sarà un crescendo su radio e televisione, fino ad arrivare a sabato sera che è stato ideato e sarà condotto da Fabio Fazio, che condurrà una grande serata appunto in ricordo di quel momento, di quei momenti, e sarà appunto da Piazza del Quirinale, con una serie di collegamenti con vari appunto luoghi simbolici, appunto da Sant'Anna di Strazzera appunto a Monte Cassino, e avete anche appunto una serie di personaggi che ci aiuteranno a ricordarlo, e parteciperanno poi artisti come Ligabue, come De Gregori, come dicevo Piff, che sarà collegato dalla Sicilia, Saviano appunto da Sant'Anna di Strazzera, poi ci sarà, Piccola Sant'Anna di Strazzera. Ci abbiamo tutto, come vedete nella vostra brochure, appunto una serie di personaggi, da Servillo a Negramaro. E questo sarà un po' la celebrazione, ma come dicevo sarà un momento in qualche modo di conclusione di questa settimana, ma che si sviluppa in maniera molto intensa e molto ricca. Ecco, noi vorremmo che alla fine di questa settimana, ecco, si fosse fatto un ricordo, ma si gettassero anche le basi perché rimanesse una memoria ancora più permanente di quanto è avvenuto in quegli anni, e che serva di ispirazione e stimolo appunto per quanto viene fatto nei nostri giorni. Quindi sarà una RAI completamente sul pezzo, totalmente dedicata, e speriamo che si veda e si senta l'effetto. Grazie. Grazie. Passo la parola a Franco Marini, presidente del Comitato Storico-Scientifico della Struttura di Missione. Prima me ne sono scordato, colgo l'occasione di ringraziare anche la Confederazione Associazioni Combattenti e Partigiane, che insieme al Comitato Storico-Scientifico hanno visto tutti i progetti, se li sono visti tutti uno ad uno, e hanno fatto appunto una graduatoria che troverete pubblicata sul sito, e quindi il ringraziamento va ovviamente anche a loro. Presidente. Mi associo a questo ringraziamento all'AMPI e alla Confederazione anche dei combattenti, che ha fatto lotti con forza. Dovrei parlare di scienza, Comitato Storico-Scientifico. Ma voglio essere assolutamente breve e, seguendo la traccia che ha dato il sottosegretario, anche concreto. Il comitato lavora qui alla Presidenza del Consiglio, accanto alla struttura di missione, che c'è la struttura di missione e il gruppo operativo. Noi ci fermiamo sul giudizio storico, scientifico. Sono cose degne di essere accettate, perché per lo più delle risorse, ahimè, limitate, che del resto nessuno si può lamentare, anzi che ci sono, approvate dal Governo e dal Parlamento, noi dobbiamo esprimere dei giudizi sulla resistenza, anche la Confederazione, ambi e combattenti, l'altra sulla Grande Guerra, e ci tocca nei prossimi giorni anche noi. Sulla resistenza noi abbiamo, hanno indetto il gruppo di lavoro, la struttura di missione suona meglio, è più importante, il gruppo di lavoro non mi piace pure. Allora hanno ricevuto una valanga la valanga sta sulla Prima Guerra Mondiale, ahimè, che da oggi pomeriggio dovremmo cominciare, 700 richieste di intervento e progetti, 700 alla fine, quando li hanno depurato delle cose possibili da depurare. Però ma se stampa del 24 maggio saremo pronti. Io cerco di ridurre, sì, cioè, poi lui ha l'ambizione che il 24 maggio dobbiamo essere pronti, ha capito? 750 progetti, vediamo. Dico, i professori sono impegnati, tutto a titolo gratuito, giustamente, anche con i professori, quindi
E però se ci riusciamo lo seguiamo, se poi non ci riusciamo comprende lui che non possiamo seguire fino in fondo la tale data che vorrebbe. Allora, qui c'è un bando già sulla resistenza. Oggi dovremmo fare l'ultimo incontro per varare l'elenco di chi ha ottenuto il contributo. Per dirvi il numero, ve l'ho detto, quali sono gli argomenti sui quali naturalmente nessuna indicazione particolare, perché la chiusura di questo giudizio arriva nella riunione di oggi per il Comitato, poi c'è la Commissione che assegna. Si tratta di associazioni, università, fondazioni, istituti di ricerca, musei, istituti di ricerca e anche depositi, patrimoni di documenti presenti in alcune realtà anche o di associazione o familiari, anche queste ne abbiamo. Noi valutiamo la congruità, visto che dobbiamo scegliere, ahimè tutte non si possono accettare, il valore storico-scientifico, la continuità, la durata nel tempo, il coinvolgimento di qualche struttura pubblica, e attorno a questa cosa si esprime un giudizio che per la resistenza va assieme a quello del, come ricordava Lotti, della Confederazione, partigiani ampi e combattenti. Quindi lo dobbiamo esprimere noi, poi si procede immediatamente con il gruppo di lavoro di Palazzo Chigi guidato dal governo. I criteri quali sono? Insomma, questo del ministro Giannini è fondamentale, io me l'ero segnato per il secondo, questo l'attenzione ai giovani. Noi abbiamo assunto anche lo slogan della convenzione fatta con il Ministero, che richiamava il Ministro, cioè noi insomma celebriamo la guerra. Qualcuno mi dice, ma come celebrate la guerra? No, diciamo che la ricordiamo, la vogliamo ricordare perché questa rottura della storia dell'umanità sia superata e si torni alla soluzione dei conflitti con la pace, con il negoziato. Grande aspirazione, nella storia dell'uomo finora non ci siamo arrivati ancora, non ci sono episodi in cui finisce la guerra e poi metti il negoziato. Speriamo che l'Europa, l'organizzazione del mondo, com'è, le preoccupazioni, certo i segni non sono tutti positivi, anzi, però questo è l'obiettivo, la ricordiamo, perché parliamoci chiaro, se si pensa a cos'erano le trincee, leggendo un libro sull'Ortigara in questi giorni ho visto che un sottotenente di complemento degli Alpini Aquilano nel 16 ha passato 3 giorni, poi l'hanno ferito, pare che si sia salvato, non sono convinto, lì non lo diceva, devo capirlo, 3 giorni sotto i roccioni dell'Ortigara, giorno e notte, un affare eterno per tentare di fare l'ultimo tratto di assalto, quindi con una strategia anche in qualche modo discutibile di assalto a queste cime. Allora, la durata, come diceva Luca Lotti, la durata certamente di iniziative durante l'anno, però anche più lunghe, perché alcune di queste proposte che verranno accettate, hanno programma anche più lungo, biennale, per la realizzazione delle cose che vogliono fare. L'occhio all'attenzione dei giovani c'è tutta, perché in fondo questo loro slogan, lo slogan che stava nella convenzione, conoscere adesso la guerra per amare la pace, questo c'è tra di loro, e c'è anche in un accordo che abbiamo fatto con la Slovenia recentemente, dove i sentieri della pace, li vorremmo chiamare, sono stati i sentieri della tragedia, della guerra, di una sofferenza inaudita, e però possono diventare, nella conoscenza, strumenti di pace. I progetti, ecco, solo così, l'ultima notizia che vi do, insomma, cosa riguardano questi progetti di cui vi ho detto la quantità e un po' le 3 indicazioni di fondo generali, durata, i giovani e anche una capacità di coinvolgimento della popolazione. E riguardano costituzione di piattaforme digitali che raccolgono informazioni su temi di interesse particolare, penso alla Fondazione Cervi, pubblicazioni in forma cartacea e digitale di studi originali sulla resistenza, c'è la Federazione Italiana Associazioni Partigiani di Milano, lavori di ricerca sull'antifascismo anche fuori dall'Italia,
C'è qualche indicazione sull'antifascismo già alla guerra di Spagna. Veri e propri dizionari di chi ha combattuto. E qui mi dovete permettere di sottolineare che c'è anche, non so che fine è pure questa, la Brigata Maiella, dove vogliono mettere i nomi dei 1500 che costituivano questa brigata, sui quali 1560 morti che arrivarono anche a Bologna, insomma, accanto ai polacchi. Quando ricordammo questa cosa col sindaco di Bologna, Rago Ferrati, a me questi mi dicevano: ma è entrata prima la Maiella il 21 aprile a Bologna? E c'era un generale polacco in pensione col cappello e mi disse sì, poi mi disse a me sì, però loro erano 1000, noi eravamo 20.000, entrammo assieme, così. Quindi anche quindi il ricordo di queste battaglie fatte. Vi ho detto praticamente tutto quello che posso dirvi con il tempo che ho. Insomma, è un lavoro, ecco, che io lo vedo proiettato in avanti, perché questo è il senso di queste ricorrenze. Questo è il segno e del coraggio, hanno messo bene come indicazione il coraggio dei giovani. Ci fu il coraggio, non fu solo la provocazione della durezza dell'invasione tedesca, ma c'era anche il risentimento nei giovani e l'esperienza di 20 anni poi di dittatura che ha creato le condizioni per questa mobilitazione molto forte, molto dolorosa, che ricorderemo il 25 aprile. Grazie Presidente. Nelle parole del Presidente ha citato anche le iniziative all'estero, oltre ad aver citato la Brigata Maiella, perché mi sarei preoccupato se non avesse citato la Brigata Maiella. Tra queste iniziative ce n'è una, ovviamente, come detto prima, dove il Governo sarà rappresentato da Paolo Mieli, che ringrazio ancora per aver accettato l'incarico di sopportarmi, oltre che supportarmi, come consigliere dell'unità di missione. Paolo. No, ringrazio io voi e devo dire che sono assolutamente sorpreso dalla quantità di manifestazioni che in poco tempo siete in realtà, avete avuto la capacità di mettere in piedi. La caratteristica di queste manifestazioni, che ribadisco quello che hanno detto sia Lotti che Marini, per la prima volta sono anche a carattere internazionale, è di non avere una sola parola di retorica. Vedrete, per la prima volta la resistenza non avrà una sbavatura retorica, e di essere impiantate su un campo di ricerca, ne parlavamo con il Ministro Giannini, e di scoperta del dettaglio. Io stesso mi sono occupato per Rai Storia, che ha fatto un lavoro, e ringrazio Gubitosi qui presente, davvero portentoso. Dicevo, un campo di ricerca e di enucleazione di vicende singole, di vicende dimenticate, che, come ha detto all'inizio della conferenza Luca Lotti, probabilmente è l'ultima volta che avevamo l'occasione di scoprire. Un lavoro davvero imponente che ha questa dimensione internazionale, che si chiuderà un giorno dopo, il 26 aprile, perché il 25 aprile cade di sabato. Sabato, come voi sapete, è un giorno festivo, è una festività ebraica, ma grazie ai buoni uffici dell'ambasciatore Talocca, ha avuto per primo l'intuizione dell'Istituto di Cultura, e sempre sono stati coinvolti gli istituti di cultura anche nelle altre città in cui faremo manifestazioni. Si farà domenica pomeriggio, domenica 26, nell'aula dove fu costituito, annunciata la Costituzione dello Stato di Israele, con una grandissima rappresentanza di personalità del mondo politico, del mondo dei kibbutz, una manifestazione che figura nel quadro delle nostre iniziative e che partirà con questa relazione che terrò sulla figura di Enzo Sereni. Adesso non mi voglio fare una lunga storia di Enzo Sereni, ma è stato un grande protagonista della resistenza internazionale, una figura per metà italiana e per metà israeliano, di Eretz Israel, di Israele che si stava per costruire, nato a Roma nel 1905, emigrato in Israele, nella futura Israele, nel 1927. Poi, durante la guerra, si paracadutò in Italia
all'inizio del 1944, catturato dai tedeschi, fu portato dopo una serie di peripezie nel campo di concentramento di Dachau, dove in novembre fu fucilato. È una delle figure più emblematica e più importanti della resistenza internazionale, perché non aveva una dimensione solo italiana, al nazifascismo, e ci è sembrato utile, come riconoscimento anche di quella componente, chiudere il nostro ciclo con questo importantissimo convegno di Tel Aviv domenica 26 dicembre. Grazie. Grazie a Paolo Mieli. A Simona Ercolani invece il compito, anche lei ringraziamento per avermi supportato e sopportato in questi mesi. Non abbiamo iniziato un anno fa, ma un pochino meno, a lavorare ai nostri progetti, ma la ringrazio veramente per la professionalità e il supporto. A Simona Ercolani, dicevo, il compito di illustrare un po' sia cosa sta dietro la call to action, il coraggio di, ma soprattutto i tre spot che quando li ho visti la prima volta a me sono veramente piaciuti, hanno colpito in pieno quello che era appunto lo scopo e il messaggio che volevamo lanciare ai ragazzi, ma a tutti gli italiani, quando poi giudicherete voi. Grazie Simone. Bene. Allora, abbiamo parlato molto, è stato parlato molto del coraggio. Il coraggio è la parola che abbiamo voluto utilizzare come filo rosso per legare le varie iniziative e la campagna di celebrazione del 70° anniversario della liberazione. Perché il coraggio? Perché facendo un po' un gioco di parole, la riflessione che abbiamo fatto è: resistere è nobile, ma per liberarsi ci vuole qualcosa di più, appunto, occorre un po' di coraggio. Questa è la lezione che abbiamo imparato dai ragazzi e dalle ragazze che a migliaia, 70 anni fa, hanno scelto di combattere il fascismo e il nazismo e ci hanno regalato la libertà e la democrazia di cui godiamo oggi. Quindi, seguendo questo criterio, abbiamo poi ragionato su che tipo di coraggio possiamo mettere in campo. Allora, c'è un coraggio collettivo, appunto sociale, che è un coraggio che non guarda all'interesse personale ma guarda ai valori, che non pensa all'oggi ma guarda verso il futuro. E poi c'è un coraggio individuale, cioè il coraggio che uno si può dare da sé, non te lo regala nessuno, non si nasce eroi ma si può diventare eroi. E questo è, il cappello sulla base con il quale abbiamo costruito la campagna, che è composta da tre spot. Uno appunto racconta i giorni della resistenza e della liberazione, sono immagini di repertorio selezionate insieme della RAI. Gli spot sono stati prodotti in collaborazione con RAI Cinema, che ha dato un grande contributo, e con Indiana Production. E appunto queste immagini di repertorio, che forse abbiamo già visto, il repertorio ormai è diventato anche un po' una consuetudine, lo vediamo spesso in televisione, però lavorarci e metterci mano e sceglierle, insomma, comunque è sempre un privilegio e un'emozione. Queste immagini che cosa raccontano? Raccontano la fatica, raccontano il dolore, raccontano i combattimenti, ma raccontano anche una grandissima gioia, che è proprio quella della liberazione, sulla quale poi noi abbiamo voluto calcare un po' la mano e chiudere i tre spot appunto con un'immagine di gioia contagiosa e commovente, cioè la gioia di chi ha rischiato, ha avuto coraggio, tutti insieme, e poi ce l'ha fatta. Per quanto riguarda appunto invece il coraggio individuale, abbiamo chiesto a due testimonial d'eccezione, che non smetteremo mai di ringraziare, perché sono Zanardi, Alex Zanardi e Samantha Cristoforetti, di raccontare il loro coraggio, legandolo a quello del passato. Alex Zanardi lo conoscete tutti, così come Samantha, del resto è un uomo che è riuscito a risollevarsi dopo un terribile incidente, ma non si è risollevato e basta, non ha sopravvissuto. Alex Zanardi ha avuto il coraggio di ricominciare e di mettere in campo tutto il suo talento, tutta la sua forza, per coltivare le sue passioni a testa alta. E Samantha, a me Samantha emoziona particolarmente perché è una donna e perché nel realizzare lo spot con Samantha abbiamo scelto di mettere delle immagini di repertorio di donne che festeggiano. Allora è un po' un ringraziamento, quelle donne lì hanno regalato
a noi qualcosa di più, insomma, e fanno sì che Samantha oggi abbia scelto e possa aver realizzato il suo sogno di diventare astronauta. E come dicevo, gli spot, poi adesso vi facciamo vedere, si chiudono con la call to action a cui ha collaborato con enorme entusiasmo Twitter Italia, e che ringraziamo tantissimo. Raccontaci il coraggio. Che cos'è per te il coraggio? Raccontalo con un tweet, cioè con foto, con un testo, con un breve video. Questo perché effettivamente riflettere, come diceva il sottosegretario Lotti, riflettere sul coraggio di allora e sul coraggio di oggi può aiutare a prendere consapevolezza di quanto coraggio c'è dentro ognuno di noi e si può forse mettere in campo con più facilità. Vi faccio vedere il primo spot. Per il primo spot hanno collaborato per i testi Antonio Scurati e la voce è di Adriano Giannini. La lotta di liberazione è il racconto commovente di persone, illustri o comuni, che con il loro coraggio, credendo in un avvenire migliore, lo resero possibile. Non sappiamo cosa hanno provato, ma noi siamo l'avvenire che ci hanno donato. Il secondo spot è quello con Alex Zanardi per la regia di Giovanni Veronesi, che ringraziamo. Dai nostri nonni abbiamo imparato a non arrenderci mai, perché ogni ostacolo può essere un buon motivo per ripartire. Raccogliamo l'eredità di un grande passato ed è nel loro esempio che possiamo trovare il coraggio di ricominciare. E ecco, l'ultimo spot, come ho anticipato, è quello di Samantha Cristoforetti. Voglio però soltanto sottolineare l'emozione di quando è arrivata la sua voce dallo spazio. È arrivata 3 giorni fa. Fino all'ultimo ho detto ma chissà, e effettivamente unirla alle immagini è stato, insomma, l'idea che lei sia lassù e abbia pensato effettivamente a festeggiare insieme a lui la liberazione è un omaggio notevolissimo. È la sua voce, non è un'attrice. Dal passato ho imparato a credere nel futuro. Sin da piccola guardavo le stelle con la voglia di andare lassù. Per me è un sogno che si è avverato. È costato tanto lavoro e determinazione. Credere nei sogni richiede coraggio, perché metti in gioco tutto quello che sei. Ovviamente l'ESA ha reso possibile tutto questo, oltre ad averci dato le immagini, insomma, ha collaborato perché tutto questo avvenisse. L'ha registrato da sola e abbiamo scoperto che ha degli ottimi tempi e una bellissima voce. E, insieme, diciamo, agli spot per la campagna abbiamo sollecitato molte reti, insomma tutte le reti, a seguire l'esempio della RAI e dedicare una parte di programmazione. Tra queste sicuramente c'è TV 2000 che tutta la settimana trasmetterà film e programmi dedicati ai cattolici nella Resistenza, c'è Rete 4 farà una prima serata con dei documentari insieme a Del Debbio, c'è Iris, una settimana di programmazione dedicata, c'è Sky che dedicherà anche su Sky Cinema e su History diciamo una serie di programmi appunto per la Resistenza. E spero di non dimenticare niente di fondamentale. Sky Arte, e qui torniamo all'inizio della conferenza stampa, ha realizzato un documentario seguendo i ragazzi che hanno fatto i murales con i ragazzi delle scuole di cui parlava il ministro Giannini. Che con l'occasione devo dire appunto di nuovo ringrazio anche io, perché abbiamo lavorato molto bene insieme
in grande collaborazione siamo riusciti a fare un po' di cose che forse qualche ragazzo forse ricorderà. Appunto, tutte le da TV 2000, MTV anche sta facendo delle iniziative particolari sul sito con MTV News e trasmetterà gli spot, così come Discovery, Mediaset, La 7 anche, Rai, insomma abbiamo gli spot, questi spot andranno in onda un po' ovunque, se li volete rivedere li trovate sul sito dove c'è anche il programma degli eventi che sono stati organizzati e si può scaricare. E che cosa altro? Non credo, basta. Direi, no, sì, direi detto che, tutto. Okay. Grazie mille Simona. Grazie. Ci sono domande da parte vostra? Se non ci sono domande, trovate sul prego. Una domanda. Allora, Natalia Marino, Radio Popolare Roma. Una curiosità, è la prima volta, quindi forse le prime volte è una bella cosa per tanti che appunto, soprattutto le giovani generazioni, si approcceranno, conosceranno la Resistenza. Ma perché pensavo di trovare anche l'AMPI, cioè l'Associazione Nazionale Partigiani, a cui sarebbe stato bello proprio in questo contesto fare qualche domanda in merito magari alle iniziative che avete promosso insieme. Chiedevo perché non c'era. L'Associazione Nazionale Partigiani. Lo conosco bene. L'AMPI è presente all'interno della Confederazione, noi non ci siamo rivolti solo ad un'associazione, ma a tutte le confederazioni che insieme hanno dato al presidente Guerzoni, Luciano Guerzoni, il compito di partecipare al nostro tavolo. E quindi l'AMPI era partecipe all'interno della Confederazione, insieme anche a tutte le altre confederazioni di deportati, di partigiani di tutti i tipi che hanno dato a Guerzoni il compito di interagire con l'unità di missione. Questo è il motivo per il quale Guerzoni rappresenta in realtà tutti. Dell'AMPI, però Guerzoni è il presidente della conferenza che rappresenta tutti, anche l'AMPI. Ci ha tenuto a dirlo ovviamente il presidente Guerzoni. Perfetto. Altre domande? Se non ci sono ulteriori domande, vi ringrazio tutti, trovate tutte le informazioni, costi, bandi, eccetera, sul nostro sito da tra qualche minuto. Grazie. Ah, ci sono già, perfetto. Grazie mille, buona giornata.